in pennanche. Ehi ragazzi, guardate che bel Monster Truck sta qui sul tavolo. Una Pirate SCU, la MT8, nello specifico la 08427, trovate il link sotto nella descrizione, ma adesso vediamo com'è nei dettagli. Ehi ragazzi, buongiorno. Vengo al campo e trovo un bel Monster Truck da presentarvi, uno ZD Pilates ragazzi, ma adesso lo vediamo nei dettagli. E prima che inizio, se non l'avete fatto ancora, iscrivetevi al mio canale e spuntate sulla campanellina, così resterete sempre aggiornati sulle mie prossime uscite. Ok ragazzi, vediamo di che macchinina si tratta, dai, sono curioso insieme a voi. Eccolo qui ragazzi, un Pilates CU MT8 4WD elettrico ragazzi, è dotato di un regolatore che alimenta il motore elettrico brushless da 120 A alimentato a 4S lipo che adesso vedremo sotto la carrozzeria. Guardate, abbiamo questa carrozzeria serigrafata della ZD Pilates, ruote Monster Truck, e adesso spenderò due parole in merito a queste ruote, e il tutto è di una compattezza bellissima. Guardate ragazzi, monta 4 big ammortizzatori, dadi delle ruote grossi, quindi dadi da 17. Ok, vediamola nei dettagli, la giriamo un po'. Eccola qui ragazzi, questa super Monster Truck della ZD Pilates. Però diciamo, dobbiamo vederla com'è fatta dall'interno. Guardate che molle, che mollone. I semiassi, i bicchieri dei differenziali, barra stabilizzatrice, ma così si vede poco. Vi tengo sulle spine, super guys. Ok, unboxing della sola carrozzeria. Eccola qui ragazzi. Come prima cosa notiamo subito un motore maggiorato, il 4274, mi pare 2200 kW, esc da 120 A che può essere alimentato a 4S. Non vi do conferma se va a 6S, semmai lo scriverò qui sotto nei commenti o nella descrizione del video. Naturalmente la batteria non è di stock, nemmeno il servocomando dello sterzo, che abbiamo sostituito con delle batterie più performanti e un servocomando da ben 35 kg di forza. Però adesso vediamo il telaio di questa Monster Truck, che è praticamente un telaio di una buggy. Ecco perché volevo ritornare al discorso pneumatici da Monster Truck, e ci arriveremo subito. Ma prima vediamo le torrette, guardate, in alluminio anodizzato e fresato, Big Shock ad olio per le sospensioni. Abbiamo in questo caso, essendo questa una Monster Truck, i braccetti maggiorati, quindi più lunghi, con i link regolabili. Eccoli là ragazzi, semiassi, bicchieri dei differenziali, i fuselli con i loro assi su cuscinetti, quindi la macchina è le parti meccaniche di questa macchina sono su cuscinetti. Abbiamo la corona centrale che è in plastica, mi pare pignone stock da 16 o da 17 denti. L'esc è waterproof, abbiamo la scatoletta per l'RX. Naturalmente questa macchina viene fornita in versione pronta all'uso RTR, barre stabilizzatrici come ho detto, e vediamo adesso l'avantreno, torretta sempre fresata in alluminio, sospensioni grandi, anche se sono diverse rispetto a quelle posteriori, infatti hanno una corsa, non una corsa, sono più corte. Guardate, le sospensioni posteriori sono leggermente più lunghe, sempre pneumatiche, giunti omocinetici, fuselli con una forma che è atta a evitare eventuali impatti con delle pietre,
Guardate quanto sono spessi questi semiassi, incredibile. Barra stabilizzatrice, ragazzi. Guardate dopo, i particolari hanno usato praticamente delle viti con testa a brucola, non con testa per cacciavite a croce. Piccoli particolari che rendono fashion, o addirittura più meglio regolabili o smontabili rispetto alla classica vite, diciamo così. Fuselli con gli assi su cuscinetti, abbiamo i link anche regolabili sull'avantreno, ponte anteriore, abbiamo i link dello sterzo regolabili, ammortizzatore di sterzo regolabile mediante questa ghiera qui, abbiamo i supporti per irrigidire il telaio durante i jumps, ragazzi. E niente, la dovremmo vedere solo in action. Però ritorniamo alle ruote, ragazzi. Sì, perché questo tipo di pneumatici adottato può essere installato anche su eventuali bug. Infatti, se trovi il link di queste ruote, ve lo inserisco nella descrizione, perché se avete una buggy 1.8 e volete farla diventare traghi, anche se monta dei braccetti corti, queste ruote vi permettono di allargare la carreggiata. Perché? Perché guardate, l'attacco non è esterno ma è verso il centro del cerchione, e quindi questa ruota si allontana da sé se montata su una buggy. Qua mi sembra che i braccetti siano più lunghi del normale, però posso anche sbagliarmi, dovrei compararli con i braccetti della mia buggy, per esempio. Però io queste ruote le ho montate su buggy come la Losi e come la Vorza, l'HP, e ci andavano a pennello, ragazzi. La buggy diventava un traghi e l'unica cosa da fare era sostituire la carrozzeria, così da farla sembrare una monster truck o una traghi. Calcolate che questo tipo di carrozzeria costa pochissimo ed è già verniciata, e quindi dovete solo eventualmente forarla se non vi trovate con i fuoristock direttamente sul telaio della vostra buggy. Che dire, ragazzi, naturalmente il telaio in alluminio, me ne stavo scordando. E anche, mi dicevano, spesso da 3 mm, proprio spesso, di solito lo fanno anche da 4. Comunque, abbiamo un telaio in alluminio, abbiamo inserti reggi braccetti in alluminio, dietro mi pare no, è di plastica, vediamo verso l'interno, è plastica, solo davanti, ragazzi. Comunque, questo tipo di monster truck si trova a un prezzo veramente accessibile, che può variare da poco più di 200 euro o a poco meno di 300 per versioni che montano un motoraccio tipo questo, che è quello in versione più potenziata rispetto all'altro modello, che comunque vi linkerò qui nella descrizione del video. Naturalmente è dotata di differenziale centrale. Mi hanno detto che il pignone è da 15 denti, anche se mi sembrava da 16, comunque li dovrei contare. Ma guardate il supporto motore, ragazzi, regolabile, quindi potete sostituire il pignone facilmente e dopo registrare l'accoppiata tra corona e pignone in modo certosino mediante il registro di questo supporto motore. Guardate, svitate delle viti a brucola e dopo slitta. Noi nel gergo aeronautico diciamo l'ordinata parafiamma, diciamo slitta, e regolate l'accoppiata. Sotto è tutto fissato con delle viti a brucola a scomparsa, in pratica con basamento conico. Il tutto viene fissato con delle viti a brucola veramente buone, che hanno un metallo, diciamo, duro rispetto ad altri che possono avere un metallo più morbido,
e si spanano facilmente. Qui invece le viti mi sono sembrate veramente buone. Ragazzi, se volete acquistare il vostro primo Monster Truck, vi consiglio uno di questo che secondo me va benissimo per iniziare, anche per fare qualcosa di più. Potete andare al mare, in campagna, a fare i saltetti, i flip, quello che volete. Ecco qua ragazzi, vediamolo un po' in movimento. Ehi, aggressive! Impennanche! Questa è la passione degli appassionati di Monster Truck, l'impennaggio. Incredibile. E ragazzi, vi è piaciuta questa Monster Truck? A me mi piace. Ok, per oggi è davvero tutto, ci vedremo presto con il mio prossimo super video. Se non l'avete fatto ancora, vi resta solo che iscrivervi a mio canale e spuntare sulla campanellina. Ci vediamo anche su TikTok, Instagram e Facebook, e semmai andiamo a girare insieme con tutti, ragazzi. Ciao, a presto!